Buonasera, buonasera a tutti i presenti, vicini e lontani. E continuiamo il nostro Festival Scrittore in Città. Qualcuno magari già ha visto degli incontri. Oggi facciamo uno scatto. Scatti è il tema del festival. Facciamo uno scatto più lungo del solito. Andiamo verso lo spazio aperto, lo spazio infinito, e lo facciamo insieme a una persona che sa cosa è successo nello spazio, cosa sta succedendo e forse sa anche cosa succederà. Abbiamo insieme a noi Giovanni Caprara, che salutiamo, che Buongiorno. è, buongiorno, editorialista del Corriere della Sera, quindi ci racconta giorno dopo giorno quello che succede, le novità, e docente di storia dell'esplorazione spaziale, quindi racconta anche quello che è stato, no? Unisce le due cose. La scusa di oggi è l'uscita del suo libro Breve Storia dello Spazio, edito da Salani, che si unisce in una serie di libri della stessa casa editrice con la parola breve all'inizio. C'è la breve storia di quasi tutto, che è un libro bellissimo, breve storia del mondo. Insomma, oggi breve storia dello spazio. Comincio con la prima domanda, che è relativa proprio al titolo. Come conciliamo la parola breve, l'aggettivo breve, al concetto di spazio, che credo che sia come tempi che come distanze è tutt'altro che breve? Verissimo questo, però si cerca di usare queste terminologie magari per strizzare l'occhio a coloro che sono affascinati dallo spazio ma non vogliono impegnarsi eccessivamente in letture approfondite o molto lunghe. In realtà questa breve storia, come hai visto, è di 400 pagine, quindi va a scandagliare dai pionieri al futuro, quindi non è certamente breve come dice il titolo, però io spero che sia affascinante per coloro che l'affronteranno, perché è una lettura nella quale ho cercato di raccogliere quattro aspetti fondamentali di questa storia che ha accompagnato questa storia recente e che ora è sul punto di dare una svolta significativa. Però questa storia ha quattro colonne. Ci sono gli uomini che sono stati protagonisti, che è l'elemento, a mio avviso, più importante, più rilevante della storia, ovviamente, perché ogni fatto, ogni vicenda ha come protagonista l'uomo. In secondo luogo ci sono gli eventi storici nei quali l'uomo agisce. E in questi eventi storici talvolta è un vincitore, altre volte è un perdente, e quindi i programmi molto spesso sono sempre il frutto di una compromissione, di una lotta continua per arrivare alla missione finale. Terzo elemento riguarda l'innovazione, perché non c'è passo avanti nello spazio se non si riesce a innovare qualcosa, a imparare qualcosa di nuovo che ci permetta in questo ambiente innaturale per le macchine e per l'uomo di compiere dei passi avanti. Infine, quarto elemento, sono le scoperte che le esplorazioni consentono, le esplorazioni quindi della scienza. Sono quattro elementi, a mio avviso, fondamentali, che nelle mie letture, nei volumi che escono nel mondo anglosassone o in Europa, non ho mai trovato unite assieme. E questo è stato la mia sfida, il mio impegno per cercare di unire questi quattro volti in modo tale da far capire e da integrare assieme le quattro realtà che comunque gestiscono l'esplorazione cosmica. Quindi, per dirla con una battuta, ho scritto il libro che avrei sempre voluto leggere e che sul mercato non ho mai trovato. Quindi, al di là di questo, ovviamente spero che si condivida chi legge questo libro. Quindi sono quattro breve storie che si intrecciano tra di loro. Esatto, sono storie incrociate e molto spesso una condiziona l'altra e viceversa, come inevitabilmente succede nelle cose della nostra vita quotidiana. Ci sono dei progetti, ci sono delle ambizioni, ci sono anche dei limiti talvolta, pure umani, da parte di coloro che sognano certe imprese che non si riescono a materializzare compiutamente. Però, al di là di tutto, ci sono due elementi, credo,
straordinari che riguardano coloro che si impegnano in queste esplorazioni. Prima di tutto l'ardire delle idee, che sono quelle che conducono ovviamente sul binario dell'esplorazione. In secondo luogo, il coraggio di affrontarle. Il coraggio che è un elemento fondamentale da parte dell'ingegnere che deve innovare le sue macchine, appunto per volare nel cosmo, e dall'altra coloro che poi magari salgono su queste macchine, gli astronauti, che naturalmente affrontano un ambiente sconosciuto che produce sicuramente delle conseguenze alle quali si sottopongono per essere sperimentati a loro volta, per capire come l'uomo potrà in futuro andare anche oltre la Terra, oltre la Luna e quindi affrontare altre esplorazioni, a cominciare da Marte. Certo, negli anni sono vari personaggi spaziali, astrofisici, astronauti, astrotutto. Ci aveva raccontato un astronauta, Umberto Guidoni, che il progetto dello shuttle era di non avere finestre, perché meno buco ci sono, immagino, nella carlinga, più è solido l'elemento, però ci fu la sommossa degli astronauti che volevano vedere giù. Quindi anche l'esperienza personale, no? Non sei solo una, tra virgolette, cavia, non sei tu l'esperimento, ma anche tu vuoi vedere e partecipare, quindi l'aspetto umano è fondamentale. Cominciamo da lontano, cominciamo da Galileo Galilei, che è da dove comincia più o meno il libro anche. Cosa è rimasto di Galileo Galilei nel 2020? Perché sono passati un po' di anni, però è sempre lui. Certo, io direi che Galileo ci accompagna ieri, oggi e domani, perché, e non a caso ho incominciato il libro citandolo, perché di fatto è il primo esploratore, cioè colui che ha costruito uno strumento con il quale cercare di indagare il cosmo, lo spazio. E l'ha fatto in una maniera eccellente, come sappiamo, perché ha scoperto le prime lune di Giove. Ha scoperto che la Luna non è così perfetta, ha addirittura trovato le macchie del Sole, è arrivato persino a intuire gli anelli di Saturno, anche se lui li aveva interpretati come dei satelliti. E tutto questo ha scardinato l'idea del cosmo che resisteva ancora dall'epoca di Aristotele, dove il cosmo era un mondo così perfetto, inviolato, nel quale l'uomo viveva. La realtà ha dimostrato che non era così e soprattutto lui ha incominciato ad esplorare con uno strumento al di fuori della Terra. Ecco perché, a mio avviso, è il primo esploratore del cosmo, dello spazio. E assolutamente. Citando un altro ospite, sapete, quest'anno Amedeo Baldi è ospite del nostro festival, un libro suo si intitola Cercatore di Meraviglie e credo che da Galileo in poi la meraviglia abbia accompagnato la ricerca di tutti questi personaggi che hanno reso possibile, diciamo, la conquista dello spazio che facciamo noi oggi, perché senza di loro e la loro ricerca delle meraviglie. Qual è stata la meraviglia sua più che porta più nel cuore nella sua carriera di studioso dello spazio? Ma direi tre aspetti o tre soggetti, diciamo così. Prima di tutto mi hanno affascinato i primi esploratori teorici dello spazio, Dziorkowski in Unione Sovietica, Goddard negli Stati Uniti, Hermann Oberth in Europa. Quest'ultimo ho avuto anche il piacere e l'avventura di incontrarlo, è vissuto quasi fino a 100 anni, quindi ho fatto in tempo a intersecare la sua presenza. E tutte e tre erano personaggi, pur caratterialmente molto difficili, che avevano il sogno dell'esplorazione cosmica e si sono impegnati a tal punto da mettere le basi teoriche perché questo sogno diventasse realtà. Secondo elemento sono gli ingegneri che hanno ovviamente progettato queste macchine e in questo ambito un altro elemento, un altro aspetto che mi ha certamente affascinato è stato Wernher von Braun con il quale ero in rapporti epistolari e poi che ho anche incontrato perché
Quindi parlando di uno spazio del quale lui era un affascinatore, parlando con lui o leggendolo, si può cogliere questa capacità che aveva di trasmettere le meraviglie dell'esplorazione cosmica. Terzo elemento, gli astronauti. Gli astronauti affascinano in maniera diversa perché ognuno è un mondo a sé stante. Ognuno ha la propria identità, molto diversa talvolta, perché abbiamo un rigoroso Neil Armstrong, che nel suo rigore, a un certo punto, dopo lo sbarco sulla Luna, ha deciso di ritornare nel silenzio e di andare ad insegnare ingegneria aeronautica, che era la sua passione, tagliando i ponti con il mondo esterno, non voleva neanche più farsi intervistare. Dall'altra parte abbiamo personaggi eclatanti, molto frizzanti, come è stato il comandante della seconda missione sulla Luna, Pete Conrad, il più divertente degli astronauti. Tutti i personaggi che ho incontrato e che naturalmente coinvolgevano o con il loro rigore, la loro serietà oppure con la loro così, destrezza, chiamiamola mentale, nel raccontare le loro avventure. Quindi, però, di tutti, la cosa che mi ha più colpito e che li ha uniti assieme, ingegneri o astronauti, è il coraggio di affrontare questo mondo ignoto in un modo o nell'altro, mettendo a rischio anche, e qui parlo per gli astronauti, la loro vita. Perché quando chiesi a Neil Armstrong se era consapevole del rischio che affrontava, mi rispose: certo, sapevo benissimo, ma dico, l'avete calcolato? Certo, con estrema precisione. Di quant'era? Chiesi. Del 50% che la cosa andasse bene o male. E quindi, però, dice, non ci si poteva preoccupare di ogni dettaglio, lo chiamò. Io facevo il mio lavoro ed ero consapevole che le macchine erano costruite al meglio. E quindi il mio compito era di andare e tornare dalla Luna. Quindi con l'assoluta normalità di quello che compiva il suo dovere. Sì, ma è vero che Neil Armstrong era destinato ad essere il secondo uomo sulla Luna e non il primo? No, questa era una diceria che aveva diffuso il suo antagonista, Edwin Aldrin, il quale aveva sostenuto fino alla fine di avere il diritto di scendere per primo, perché lui appoggiava la sua richiesta, la sua idea, più che richiesta, dal momento che era il pilota del modulo di sbarco. E appunto il pilota di solito è quello che ha il diritto, dovere quasi di scendere per primo. La realtà era ben diversa. Poi aggiungeva che essendo più vicino alla porta d'uscita, questo facilitava anche l'uscita stessa dal modulo. La realtà era diversa perché la NASA voleva che il personaggio fosse un personaggio davvero rappresentativo. Scusate. Della grande impresa storica, della prima impronta che si sarebbe lasciata sulla Luna. E di Edwin Aldrin non si fidavano molto. Era un tipo troppo esuberante, troppo primo della classe, e quindi, pur essendo estremamente intelligente, lo chiamavano il professore, perché lui aveva anche un dottorato all'MIT. Però poteva sfuggire nella comunicazione, mentre invece Armstrong era, oltre che più affidabile da un punto di vista professionale, era anche assolutamente credibile da un punto di vista umano. E infatti, alla fine, scelsero lui, cosa abbastanza scontata, e lasciarono perdere le rimostranze di Aldrin, il quale creava disappunto fra gli stessi astronauti, andando a pietire dei supporti presso l'amministrazione della NASA per sostenere il suo diritto ad essere primo. Lo misero da parte e questo influì talmente in maniera seria sulla sua vita che fu, a detta di Neil Armstrong, una delle cause per cui Aldrin, dopo la Luna, cadde in un periodo di depressione
dalla quale poi con adeguate cure riuscì ad emergere e a raccontare questa triste parentesi della quale era stato protagonista. E invece come lo mettiamo con Jules Verne? Come faceva Jules Verne a scrivere tutto dell'uomo sulla luna 104 anni prima dell'uomo sulla luna? Perché ha azzeccato proprio tutto, la Florida e i tre uomini e il tempo del viaggio e l'oceano Pacifico del ritorno, insomma forse l'elicottero che li ha presi dopo lo splashdown non c'è nel romanzo, ma è giusto quello lì. Come faceva a sapere tutto Jules Verne? Ma Jules Verne era, direi, uno scrittore scienziato, almeno nell'animo, e tutto ciò che lui scriveva lo affrontava e lo raccontava dopo aver abbondantemente frequentato gli scienziati del momento, dell'epoca, del suo ambiente. Lui era un estremo frequentatore di osservatori astronomici, quindi aveva un diretto contatto con questa realtà che lui cercava quasi di raccontare in forma romanzata, ma partendo da cognizioni precise, scientifiche, alle quali guardava con un estremo rigore proprio scientifico. Non si abbandonava, se non marginalmente, a inserire i dati in un contesto che doveva essere per forza accattivante, anche perché i suoi racconti uscivano prima di tutto su delle riviste e tra l'altro aveva un contratto molto stringente, doveva scriverli a tamburo battente questi racconti che poi diventavano capitoli del suo libro. Quindi voleva essere molto rigoroso, molto serio, ecco perché alla fine è riuscito a imbastire questa missione sulla Luna in maniera tanto precisa, dialogando con gli astronomi, da risultare un punto quasi di partenza dell'esplorazione spaziale della NASA. E quindi sono stati gli scienziati americani che hanno letto il libro, hanno detto come funziona, teniamoci la metà del lavoro ce l'ha fatto lui. Ma certo, è stata un'interazione efficace, hanno aggiunto qualche aspetto, naturalmente più concreto, però insomma. Tra l'altro Jules Verne è stato l'ispiratore e il referente di tutti coloro che per primi hanno cominciato a occuparsi di spazio, appunto sia Zolkowski che Goddard e anche lo stesso Aubert raccontavano e scrivevano che il loro ispiratore principe era appunto Jules Verne, proprio per quest'anima rigorosa che aveva nei suoi racconti. Senz'altro. Un altro personaggio della storia dello spazio che vuole affascinare è il primo, no? Yuri Gagarin. È vero che è andato nello spazio senza computer? Assolutamente, non aveva computer. C'era un sistema di guida della Vostok che era completamente automatico, ovviamente abbastanza collaudato a terra, però dobbiamo tener conto che erano dei veicoli solo in parte sperimentati e lui non doveva fare assolutamente nulla, c'era un programma abbastanza rozzo come si può immaginare all'epoca, 1961, che guidava tutte le operazioni e lui non doveva assolutamente toccare nulla, era veramente una cavia all'interno della Vostok. E solo in caso di estrema emergenza aveva a disposizione dei codici per sbloccare il sistema di guida automatico, che appunto era un sistema analogico, non c'era nulla di digitale all'epoca, però appunto nella sua ridondanza, perché nell'ingegneria sovietica c'è sempre stato questa impronta fondamentale, cioè quella di creare dei margini di progettazione per garantire una flessibilità in caso di emergenza. E questo approccio è sempre stato vincente, affrontando quindi delle difficoltà anche ambientali e tecnologiche tali da consentire alla macchina comunque di arginare eventuali differenze rispetto ai piani stabiliti. Quindi
Non c'era alcun computer a bordo che potesse gestire in maniera intelligente il volo, però il tutto ha funzionato anche grazie alla immobilità di Yuri Gagarin. Ma è vero che è partito senza dirlo a nessuno, perché se fosse andata male, almeno nessuno avrebbe saputo che era andata male? Bah, queste sono così, delle leggende che accompagnano sempre le grandi imprese ed è un po' inevitabile. Non l'aveva detto a sua moglie, questo sì è vero, perché non voleva che si preoccupasse. E quando andava a prepararsi agli addestramenti diceva che erano viaggi di lavoro, non... quindi il segreto era nell'ambito familiare, ma non... Certo, il segreto era comunque nell'ambiente sovietico in generale. Se pensiamo che il costruttore sia dello Sputnik, che del razzo, che della Vostok, cioè Korolev, di lui non si poteva pronunciare neanche il nome. Nessuno doveva dire che esistesse questo personaggio che era l'artefice di tutte le imprese. E solo quando è morto il Cremlino ha autorizzato a pronunciare pubblicamente il suo nome e a onorare la sua esistenza che ormai purtroppo era conclusa. Quindi tutto avveniva in un rigoroso segreto, per cui nessuno sapeva se non all'interno della ristretta cerchia del mondo degli astronauti e di coloro che costruivano la capsula. Io immagino che magari con la moglie Valentina vado a farmi un giro e ha fatto proprio il giro completo, nel senso, più un giro di così ne sono poco. Ma i russi erano in grande vantaggio, cioè fino all'uomo sulla Luna hanno avuto, non so, sempre primi. Come mai avevano questo vantaggio nei confronti degli Stati Uniti? Ma il loro vantaggio tecnologico è cominciato a tramontare agli inizi degli anni 60, cioè dopo il volo di Gagarin è stata una sequenza di sconfitte nel mondo sovietico per variegate ragioni. Era un mondo molto litigioso, molto competitivo, anche per, prima di tutto, direi, per ragioni economiche, perché c'erano competitori di diversa natura. Pensiamo che avevano varato addirittura tre programmi lunari, poi ridotti a due, e nei quali si dovevano costruire sia le navicelle che il razzo vettore. E la storia purtroppo ci racconta che, a parte il programma principale che era di Korolev, che progettava appunto l'arazzo N1 alto quanto il Saturno 5 americano, nel programma competitivo che era gestito da Vladimir Ceromei esisteva un personaggio in quel gruppo che era addirittura il figlio di Khrushchev, che ho avuto l'interesse e il piacere di incontrare negli Stati Uniti, dove si è trasferito e dove è diventato cittadino americano, probabilmente facendo rovesciare nella tomba il padre, che era naturalmente il premier del Cremlino. Ma lui era un ingegnere elettronico, esperto di sistemi di guida di missili, e quindi il padre del Cremlino non poteva rifiutare i finanziamenti al gruppo del figlio. Però appunto questa dispersione di cervelli e di risorse economiche davanti a un programma che era estremamente competitivo sotto ogni punto di vista, economico, tecnologico, gestionale soprattutto, ha fatto sì che si disperdessero le risorse, i cervelli e alla fine non riuscirono mai a costruire quello che serviva prima di tutto, cioè il grande razzo, che era una sfida gigantesca, che l'America aveva vinto grazie a un geniale personaggio come era appunto Wernher von Braun, che oltre ad essere un eccellente tecnico, era anche un abilissimo manager e quindi lui riuscì a mettere assieme questa stupenda macchina che non fallì mai un volo, eccezionale, resta nella storia dell'ingegneria dei vettori spaziali. E
Inoltre, negli Stati Uniti c'era una concentrazione di cervelli e di risorse economiche. Università, industrie potevano lavorare senza limiti di budget. Quindi c'era un programma unico, ben definito, con un appoggio politico fortissimo che i sovietici non hanno mai avuto. Sono riusciti a dire sì, andiamo sulla Luna in maniera politica seria, addirittura nel 66-67, quindi ben dopo i tempi americani. Kennedy decise nel 1961, quindi un mese dopo il volo di Gagarin, e questo fu determinante per arrivare alla vittoria. Una vittoria che è stata conquistata in maniera eccezionale, perché costruire il Saturno V, c'è una battuta molto bella di un successore di von Braun alla direzione del centro Marshall della NASA a Huntsville, in Alabama, nel sud degli Stati Uniti, dove appunto è nato e è stato diretto il progetto del Saturno V. E dice questo successore di von Braun: costruire il Saturno V è stato come realizzare 10 anni dopo il volo dei fratelli Wright il supersonico civile Concorde. Questa è una battuta, naturalmente, ma costruire il Concorde dopo il primo volo dei fratelli Wright significava dare un'immagine di un balzo tecnologico poderoso, che è quello che riuscirono a fare gli americani, ed è quello che invece non riuscirono a conquistare i sovietici per le variegate ragioni. Quindi il tema scatti, gli americani in quegli anni hanno fatto qualche scatto degno delle Olimpiadi. E oggi invece c'è dispersione di mezzi e di cervelli, visto che la Cina ha un suo programma, financo l'India ha un suo programma, l'Europa, l'America, non sarebbe più comodo andare tutti insieme e mettere insieme appunto i mezzi e i cervelli? Questa è la grande aspirazione dello spazio, perché già Kennedy, per esempio, all'epoca del programma Apollo, per 2 volte aveva proposto a Khrushchev di collaborare insieme, ma nella prima occasione Khrushchev disse no, perché riteneva che questa sfida, questa proposta americana, fosse un trucco per carpire la tecnologia sovietica, e quindi loro ne avrebbero tratto svantaggio. E la seconda volta invece Khrushchev fu possibilista, anche perché mi raccontava il figlio, che con il quale lui interagiva molto spesso. Il figlio mi diceva che il padre era molto appassionato di spazio, al di là del fatto che ovviamente per lui era diventato uno strumento politico ogni impresa spaziale. E appunto Khrushchev era possibilista in una collaborazione, anche perché nel frattempo l'Unione Sovietica era sempre più in difficoltà con i programmi quinquennali, soprattutto legati all'agricoltura e all'economia in genere, che non riuscivano mai a quadrare i conti. E l'economia sovietica era sempre molto difficile, però venne bloccato completamente dai suoi personaggi intorno, che ovviamente rifiutavano per principio qualsiasi rapporto con l'America, e questo impedì. Però l'esplorazione dello spazio da sempre ha cercato la collaborazione. Direi che l'esempio più straordinario è stata la realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale, dove si sono unite per vicende politiche, ovviamente, sia gli sforzi russi dopo il crollo del comunismo, sia gli sforzi occidentali a partire dall'America, il Giappone, l'Europa e il Canada. E però collaborare è un'arte, è una collaborazione, è una impresa molto difficile talvolta, perché pensiamo ad esempio alla stazione spaziale, per far capire le difficoltà. C'è una parte occidentale e una parte russa. Ciò che viene realizzato, prodotto, per esempio nuove leghe oppure nuovi farmaci, nuovi materiali in genere, nella parte occidentale è gestito con la politica
con le regolamentazioni occidentali. Ciò che viene realizzato da parte russa è rigorosamente regolato da leggi russe e non c'è la possibilità di mettere assieme questo mondo. Quindi la giurisdizione della stazione spaziale ancora oggi è un problema irrisolto. Gli ingegneri si sono messi d'accordo, hanno costruito la prima casa cosmica nella quale vivere con sicurezza, sia pure a 400 km di altezza intorno alla Terra, però da un punto di vista delle leggi il problema è irrisolto. Quindi immagina che cosa significa andare oltre, gestire per esempio una base lunare oppure andare su Marte. Tant'è vero che nel marzo scorso Pechino si è messo d'accordo con Mosca per unire assieme i programmi di esplorazione lunare, costruendo quindi assieme sia una stazione in orbita attorno alla Luna, sia un insediamento permanente sulla superficie selenica. Quindi in contrapposizione a quello che stanno facendo gli occidentali con il programma Artemis varato dalla NASA, alla quale collabora l'Europa, collaboriamo anche noi come Italia, e però ci sono tanti altri paesi, dal Canada agli Emirati Arabi, quindi alla stessa Polonia, per dire. Quindi c'è una contrapposizione di fatto sulla Luna che si mantiene, perché tutto sommato sulla Luna è facile andare, si può ancora esprimere una supremazia, se vogliamo, di confronto, che è una supremazia tecnologica, economica e di conseguenza politica. Su Marte le cose vanno diversamente, perché ancora si spera di riuscire ad unire sotto un'unica bandiera questo sforzo globale, che tale deve essere, perché su Marte ci andremo non per una esplorazione momentanea, ma per iniziare un insediamento permanente come si farà sulla Luna. Quindi sarà solo la prima pietra di un viaggio che continuerà con altre spedizioni sul pianeta rosso, attraverso le quali dare la possibilità all'uomo di vivere con missioni diverse, ma in permanenza anche sul pianeta rosso. Quindi è immaginabile difficilmente che ciò possa essere gestito per ragioni economiche, prima di tutto, ma poi anche per ragioni di tecnologia, di sicurezza, che tutto ciò possa essere predominio di una nazione o di un'altra, perché le ristrettezze sono tali che solo un'unione globale, per le diverse ragioni, ripeto, possono garantire uno sviluppo della permanenza e quindi una garanzia di sicurezza a un futuro concreto, serio, redditizio, se vogliamo, sotto ogni aspetto scientifico e tecnologico, a quella che è la grande avventura dell'esplorazione spaziale. E qui siamo già nella parte finale del libro. E mi viene in mente, a proposito di frontiere, confini che poniamo anche nella Stazione Spaziale Internazionale, lo stesso Gagarin che, guardando la Terra, disse: è bella senza frontiere, senza confini, che è detta nel 61, è una frase molto forte, eh? Direi i confini non esistono, sono un'invenzione, eppure noi li mettiamo già nelle prossime cose che facciamo. Ma andremo davvero su Marte oppure no? Ma ormai la traccia per arrivarci ha un segno, direi, indelebile. Si va sulla Luna con lo spirito di coloro che sulla Luna devono giustamente impegnarsi a preparare al prossimo sbarco, che è una sfida straordinaria. Un amministratore della NASA, James Fletcher, due volte amministratore della NASA, usava a ripetere una battuta e diceva che la strada più breve per arrivare su Marte passa per la Luna. Ed è verissimo, perché l'uomo sulla Luna deve fare un passo fondamentale, ben più ampio di quello che aveva compiuto ovviamente Neil Armstrong. E cioè sulla Luna l'uomo deve imparare a vivere in un altro corpo celeste, che è una sfida non da poco, che comunque sulla Luna sarà parziale, se vogliamo, perché è così vicina che poi dalla Luna
si vede benissimo la terra, si vedrà sorgere, tramontare, quindi avremo un clima mentale, se vogliamo, consueto, certamente non così azzardato come invece sarà il volo su Marte e soprattutto la permanenza sulla superficie marziana, da dove la Terra apparirà come una minuscola stella, quindi qualche cosa che provocherà il distacco psicologico dell'uomo dal suo pianeta d'origine in maniera visibile, concreta, psicologicamente profonda, e questo è il vero ostacolo fondamentale oggi che si deve affrontare. Perché è vero, ci sono tante altre difficoltà tecnologiche, le radiazioni che naturalmente andranno a creare difficoltà nel viaggio dei 6 mesi, più o meno, le difficoltà a permanere in superficie dove le radiazioni cosmiche spazzano il suolo marziano rendendolo sterile. Quindi bisogna affrontare sia la tecnologia di un'astronave in maniera protettiva per l'organismo umano e poi ovviamente una permanenza su una base adeguatamente protetta dalle radiazioni. Quindi può essere un'infrastruttura superficiale adeguatamente schermata oppure la vita in tunnel sotterranei, naturali. Però tutti questi sono problemi ingegneristici e gli ingegneri li possono affrontare e risolvere, basta sostenerli da un punto di vista economico. Non sono, come loro dicono, insormontabili, è solo un problema di tempo calcolabile e poi di denaro. Ben diverso è invece il problema umano, il problema di gestire il cervello per un'impresa del genere, proprio perché una missione umana richiede un distacco di 3 anni, quindi una separazione mentale profondissima. L'uomo ovviamente vive dei cicli mentali nei quali basta vedere quello che succede sulla stazione spaziale, dove l'adattabilità psicologica dell'uomo dopo un mese subisce un crollo e una ripresa, lo hanno studiato in maniera molto attenta e questo si accompagna a un'adattabilità anche dell'organismo umano che ha appunto un ciclo altalenante, che manifesta ovviamente delle risposte differenti a livello biologico, fisiologico, per cui per esempio innesca dei processi di variabilità nel nostro sistema immunitario che ha ripercussioni sulla psiche e sulla risposta appunto immunitaria dell'organismo. Ecco, tutto questo succede a 400 km di altezza sulla stazione spaziale. Se lo estrapoliamo in una permanenza a gravità ridotta su Marte per tempi lunghi, come minimo 3 anni, si può immaginare quale sia il problema che hanno davanti gli psicomedici che devono sottoscrivere l'autorizzazione a salpare per il pianeta rosso. E finora non c'è nessuno specialista che sia in grado di porre una firma del genere. I sovietici, quando hanno perso la corsa alla Luna nel 1971, hanno incominciato a mandare i primi laboratori spaziali Salyut con un obiettivo sottoscritto. Noi dobbiamo con questi laboratori imparare a gestire l'organismo umano e la sua mente in maniera tale da prepararci allo sbarco su Marte. E questo hanno incominciato a farlo dal 1971. Oggi sono passati 50 anni e siamo ancora lì a investigare la risposta umana dell'essere umano per garantire il balzo verso Marte. E certo, che peraltro non è per nulla ospitale come luogo. Me lo immagino un po' come l'Antartide quando qui è estate, quindi quando lì è inverno, me lo immagino un po' così. Non so se io andrei, lei andrebbe su Marte volentieri? Io sì, ben volentieri, ci Ah, ok. andrei perché mi affascina il volo nello spazio, vedere la Terra dall'orbita,
vedere la Terra che si allontana, oltrepassare il piccolo confine della Luna, ormai ben ampiamente noto, e arrivare su questo pianeta della fantasia che ha affascinato Schiaparelli tanto da portarlo a intravedere i canali su Marte, ad accendere appunto la fantasia di personaggi come Percival Lowell, che costruisce in Arizona un osservatorio astronomico apposta dedicato all'osservazione di Marte, dove aveva riunito i maggiori astronomi dell'epoca per investigare appunto la superficie del pianeta rosso. E lui a scrivere trattati, perché per lui erano dei trattati, dove sosteneva, grazie alle osservazioni di Schiaparelli e alle sue, che su Marte c'erano degli esseri più intelligenti dei terrestri, e fondava tutto questo sull'osservazione di Marte che cambiava colore. Il colore era dato dal fatto che c'erano le stagioni su Marte, e su Marte fiorivano le coltivazioni. E gli esseri intelligenti avevano costruito canali per cui i ghiacci che si scioglievano nei poli, dove c'è ghiaccio davvero, andavano a irrorare i campi attraverso questi canali, facendo fiorire le coltivazioni, e poi con il cambio di stagioni e con l'inaridirsi delle piante, gli esseri marziani si rifugiavano nel sottosuolo dove vivevano. Quindi un magnifico racconto fantastico che però appunto era fantasia. Però andare verso questo pianeta e a cercare di trovare le tracce della vita che doveva esserci stata nelle nostre origini è una magnifica avventura che credo varrebbe la voglia di affrontare i rischi e la meraviglia necessari. Allora, solo un mese fa al Festival della Scienza di Genova, in un incontro di questo genere, un ragazzino di prima media, mi ricordo anche il nome, Ottavio, ha fatto sapere a tutti che i marziani non vengono sulla Terra perché noi non siamo ancora tecnologicamente alla loro altezza. E quindi ci snobbano un po' perché dice queste schifezze qua di uomini ancora devono studiare per arrivare alla loro altezza. Quindi può essere, che ci sia. Che ci sia qualcuno, la classica domanda se c'è qualcuno, chi lo sa. E, la cosa bella di questo libro è che sì che parla di spazio, anche la copertina ha i pianeti, ha tutto, c'è però un razzo, ma in realtà questo libro parla di uomini, parla di persone come noi, per cui questo è un modo per tenere lo spazio con i piedi per terra. Quanto è importante rimanere con i piedi per terra quando si va nello spazio? È fondamentale, direi, anche perché per lo spazio, anche se bisogna pensare in maniera diversa, come amava ripetere con passione Beppi Colombo, il meccanico celeste dell'Università di Padova che lavorava con la NASA, soprattutto nel tracciare le orbite delle sonde interplanetarie. Lui viveva, spartiva la sua vita 6 mesi negli Stati Uniti e 6 mesi a Padova, da cui non si staccava mai. Però ecco, lui è stato anche il padre del satellite a filo che lo stesso Guidoni ha portato nello spazio con lo shuttle, e lui amava giustamente dire che quando si affronta ogni progetto dello spazio bisogna cambiare il nostro modo di vedere le cose, immaginare i progetti con una mentalità differente. Però, ecco, questa mentalità diversa deve sempre avere radici di assoluta semplicità terrena, una semplicità che è quella che porta gli ingegneri a trovare la formula giusta e gli scienziati ad immaginare la via più opportuna per cercare quella che è la realtà al di fuori del nostro pianeta. C'è una bellissima domanda che si sono posti gli scienziati dopo la doppia missione dei Viking che sono sbarcati su Marte dal 1977 in poi. I due primi esploratori che andavano a cercare la vita, se vogliamo un po' banalmente in superficie,
come aveva immaginato la NASA all'epoca, aveva una pala che raccoglieva un po' di terriccio di suolo marziano, lo poneva nel laboratorio automatico organizzato sulla sonda e ovviamente doveva raccogliere potenziali tracce di vita, qualche cosa che doveva testimoniare la presenza di microrganismi. Ovviamente i risultati sono stati ambigui, erano falsi risultati, come dissero gli scienziati, che tra l'altro accesero anche discussioni fortissime perché, come sempre accade, quando non c'è una precisa risposta, sì o no, nascono leggende, nascono contrapposizioni e si dice che alcuni sostengono il vero e altri il falso. Però ecco, alla fine gli scienziati si sono posti una domanda fondamentale che è quella che da allora in poi ha diretto il criterio con il quale hanno affrontato le successive esplorazioni. E cioè si sono chiesti, ma noi siamo andati a cercare la vita con i metodi e gli strumenti giusti? Domanda fondamentale, perché non è detto che la vita altrove si sia sviluppata, si sia evoluta con gli stessi criteri con i quali è nata e cresciuta sulla Terra. Ancora non sappiamo come sia nata la vita sulla Terra, tantomeno sappiamo come sia nata su Marte e non sappiamo come in un ambiente così ostile, avverso e diverso sia potuta evolvere in un ambiente del genere. Quindi dobbiamo immaginarci un approccio differente e questo è valido non solo per cercare la vita su Marte, ma anche altrove, sugli esopianeti, per esempio, attorno ad altre stelle, dove la vita potrebbe avere regole e identità differenti, potrebbe essere una vita basata non sul carbonio come accade sulla Terra, ma per esempio sul silicio, e quindi esprimere un'identità biologica, se così ancora vogliamo chiamarla, con una manifestazione completamente diversa nel suo essere. Quindi è una grandissima sfida che però possiamo sicuramente affrontare perché è una magnifica avventura. Certo, ma noi siamo portati a immaginare le cose simili al mondo nostro, se no diventa un po' complicato. Ma secondo lei, perché in Marte, che è il pianeta rosso, abbiamo sempre immaginato i marziani come omini verdi? Questa cosa cromatica insolita. Ma perché era la combinazione di due fattori. Primo, questo ambiente marziano che si rinverdiva secondo la fantascienza o fantasia di Percival Lowell. Poi c'era il fatto che molto spesso i fumetti che da allora sono nati e gli stessi romanzi fantascientifici che venivano scritti da Wells in poi hanno immaginato questi personaggi, chiamiamoli così, molto colorati. Dire che erano omini rossi perché Marte è rosso era tutto sommato banale. E quindi ha prevalso questa immagine del verde, e però era un'immagine che era sempre accompagnata, almeno nelle prime fasi, da una cattiveria, c'era la paura del diverso, tanto che appunto i primi romanzi rappresentavano un approccio dei marziani nei riguardi della Terra in maniera cattiva, in maniera aggressiva, erano degli invasori che volevano dominarci e quindi erano degli esseri avversi al nostro modo di vedere, da cui difenderci. Per cui alla fine, comunque, da tutto questo minestrone di immagini, di idee, di fantasie, è rimasta l'immagine concreta degli omini verdi, un po' buoni, un po' cattivi, ma che tutto sommato nel verde, come oggi si usa immaginarci la vita sulla Terra, forse riusciamo a renderci ancora più accattivanti. Certo, poi c'è il fatto che invece noi sul pianeta blu e sul pianeta azzurro siamo un po' di tutti i colori, che quindi noi siamo almeno un po' più variopinti dei marziani li siamo. Allora, ci sono tantissimi spunti che volevo fare, certo non possiamo
non possiamo svelare tutto il libro, però ci consigli un altro libro da leggere, un libro, un romanzo per cui se uno vuole iniziare a appassionarsi al cielo, questo non è un romanzo, anche se è scritto un po' come un romanzo, però è la vita romanzata degli ultimi anni della ricerca, ma un romanzo vero anche di fantascienza che potrebbe essere l'inizio di una passione per lo spazio per qualcuno qui all'ascolto. Quale potrebbe essere? Ma io credo che un libro da leggere sia quello da cui è stato tratto anche il film The Martian, perché è un libro che affascina, è un libro che racconta una possibile storia, sia pure con qualche errore, diciamo così, che poi è stato soprattutto sfruttato, errore per così dire, è un errore più nella dimensione cinematografica del libro, che riguarda Marte, per esempio legato alla velocità dei venti marziani, che non possono essere così violenti da distruggere la base del sopravvissuto, questo Robinson Crusoe che appunto aspettava di essere salvato dall'isola marziana. Sicuramente questo è straordinario e suggerisco di leggerlo. Un altro libro che a mio avviso è da accompagnare ed è un grande scienziato e narratore di fantascienza, sono Le sabbie, il libro che è scritto da Arthur Clarke, Le sabbie della luna. Spero di non sbagliare il titolo, però forse è Le sabbie lunari. Comunque è un libro di fantascienza che Arthur Clarke ha dedicato alla Luna e racconta con una calma e una consapevolezza e con un coinvolgimento questo ambiente dell'esplorazione lunare in maniera così accattivante che uno si sente piacevolmente adagiato in questa storia e in questa realtà lunare da immaginarsi lassù in questa avventura di cui lui cercava di anticipare in maniera fantascientifica il nostro futuro prossimo. La regia ci dice polvere di luna e poi ha seguito Le sabbie di Marte, quindi polvere di luna e sabbie di Marte, esatto. La regia velocissima. E siccome il nostro pubblico pomeridiano è eterogeneo, non sappiamo l'età, ognuno ha l'età sua, ma ci sono di sicuro dei ragazzi che iniziano ad appassionarsi all'ambiente, lei che anche insegna all'università, che percorso invece di studi consiglia per intraprendere, che potrebbe essere, non dico fare l'astronauta, ma o fare l'astro qualcosa, l'astrofilo, l'astronomo? Ma io credo che oggi per lo spazio abbiamo bisogno di tutte le competenze possibili. Io al Politecnico, dove appunto insegno, gli studenti ovviamente sono ingegneri che sognano la costruzione di razzi e astronavi, che sono gli elementi fondamentali per esplorare lo spazio. Ma direi che oggi bisogna andare oltre, perché abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di biologi, abbiamo bisogno di chimici, di fisici, abbiamo bisogno di tutte le competenze, perché l'esplorazione è da intendersi come un crocevia molto unito di competenze e solo unendo queste diverse capacità, questi diversi saperi, riusciamo a decifrare i molti aspetti che la scienza dell'esplorazione cosmica ci pone davanti, a cominciare, come ripeto, dalla ricerca della vita e del modo con cui andare a cercarla, quindi da un punto di vista scientifico che ingegneristico. Dall'altra, ovviamente, c'è la necessità anche, e può sembrare strano, di avvocati. Come accennavo prima, c'è una giurisdizione interplanetaria, se vogliamo così chiamarla, che oggi si impone e che bisogna affrontare in maniera seria, perché proprio con la ripresa delle attività spaziali in quest'ultimo decennio, soprattutto negli ultimissimi anni, a partire dal 2017, quando l'America ha varato il programma Artemis, ha varato politicamente perché è sottoscritto dalla Casa Bianca, ecco, da allora in poi ovviamente si è entrati nel merito di un'esplorazione futura che deve essere
assolutamente regolamentata dalle leggi. E qui abbiamo un grande contesto di debolezza nella quale le nazioni si stanno calando, con effetti molto pericolosi, devo dire, perché ovviamente non possiamo andare in un'esplorazione spaziale che veda l'insediamento stabile sulla Luna, lo sfruttamento dell'ambiente spaziale, Terra-Luna, poi la Luna e poi oltre, verso Marte in maniera significativa, mettendo in gioco tecnologie sofisticatissime che avranno ritorni sulla Terra molto importanti per l'economia. Ecco, non possiamo affrontare tutte queste cose straordinarie con dei criteri che non esistono e creare un far west terribile per le conseguenze, dove si creano addirittura delle conseguenze per contrapposizioni politiche fortissime che possono appunto essere pericolose. Noi oggi abbiamo dei regolamenti che risalgono il primo al Trattato dello Spazio del 1967, che non prevedeva certamente la presenza, per esempio, dei privati come protagonisti di primo piano nelle attività spaziali, tanto che negli ultimi anni si è creata una space economy, quindi un'economia spaziale in continua e rapidissima crescita, dalla quale chi investe trae dei benefici economici, fa affari nello spazio. Ovviamente accadrà sempre di più e sempre più intensamente. Dall'altra parte abbiamo naturalmente un altro elemento che riguarda la Luna, dove appunto si è aggiunto al Trattato dello Spazio del 67 una integrazione battezzata il Trattato della Luna, che però aveva anche in questo caso limiti gravosissimi. Tutte e due si sono limitati a dire che lo spazio non poteva diventare predominio di una gestione militare, quindi di controlli legati a una supremazia di un paese contro un altro, non si potevano rivendicare diritti di alcun genere, e quindi bisognava che nello spazio si trovasse, per esempio, il mutuo soccorso in caso di bisogno, cioè dei principi, direi, quasi banali, parlando di esplorazione difficile come quella dello spazio. Però da allora in poi si è creata una realtà ben diversa, che è tutta da regolamentare, e questa oggi si impone anche per un'altra ragione, perché abbiamo visto in maniera molto concreta che oggi abbiamo davanti un pericolo fortissimo, e cioè che dei signori miliardari che possono investire nello spazio cifre molto rilevanti, alla fine con questo potere economico possono decidere loro cosa fare nello spazio. Ma l'esplorazione dello spazio oggi, come è sempre stato in passato, deve essere il frutto di un'elaborazione culturale, sociale, politica, che esprime appunto il volere di un paese, di una nazione, del pianeta domani, quando vogliamo andare su Marte, secondo una logica evolutiva che deve essere superiore per definizione a quello che può essere l'interesse del signor Bezos, che ha creato Amazon e che con lo spazio vuole fare altrettanti quattrini, oppure di Elon Musk, che produce le Tesla e con lo spazio vuole fare pubblicità ai suoi affari di ogni variegata natura. E con questi denari loro possono decidere cosa fare nello spazio. Ma noi non possiamo essere vittime della strategia di Bezos o di Musk. E questo è oggi il problema che ha davanti la politica, che hanno davanti i governi, e sul cui tema stanno già impegnandosi con l'interazione delle Nazioni Unite per arrivare appunto ad una regolamentazione che deve essere prodotta con grande rapidità, perché molto rapidamente lo spazio corre e si innescano dei problemi che già sono nel nascere, perché già oggi, rispettando le regole del trattato del 1967, il quale diceva che il trattato generale
doveva essere implementato da leggi nazionali che sviluppavano nazionalmente i criteri generali del 67. Ecco, queste leggi sono già state approvate dal 2017 in poi, sia negli Stati Uniti che in Russia e in altri paesi, stabilendo dei diritti di esplorazione che sono perfettamente legali secondo la loro giurisdizione nazionale. Ma questi diritti dovranno trovare una composizione internazionale alla quale appunto l'ONU sta oggi lavorando con estrema difficoltà perché, per esempio, il trattato sulla Luna del 79 non è stato sottoscritto da alcun paese, nemmeno dall'Italia. Ebbene, noi intanto abbiamo fatto il nostro giro dell'orologio, è stata una chiacchierata spettacolare con un astrogiornalista, visto che abbiamo gli astronomi, gli astrofisici e tutto quanto, abbiamo scoperto l'esistenza del futuro degli astroavvocati e gli astrogiuristi, quindi sarà un astro futuro, no? Che ci auguriamo, cominciando dalla lettura del libro Breve storia dello spazio, che appunto tanto breve non è, come non sarà breve il futuro della conquista. Ringraziamo davvero Giovanni Caprara perché è stata un'ora intensa e molto molto interessante. Tutto ciò che avete sentito lo trovate qua dentro, tutto e molto altro, e speriamo di averla in presenza in un'altra edizione del festival, perché qui di cose terrestri ne abbiamo, soprattutto molto golose. Lo spero anch'io, grazie a voi. Ricordiamoci che noi siamo degli esseri spaziali, viviamo in un piccolo pianeta attorno al Sole, ai confini di una galassia tra miliardi di galassie, quindi però abbiamo un'arma fondamentale, una possibilità più che un'arma, l'intelligenza. E noi guardiamo questo cosmo e oggi siamo impegnati ad esplorarlo. Buona lettura. Assolutamente, grazie mille, buona serata. Buona serata.